Per i 50 anni del consorzio nasce anche una nuova app del Brunello, Naviga nei nostri vigneti. Sì, l'app nasce dalla volontà del consiglio del consorzio passato, rinnovata dall'attuale consiglio del consorzio, che sostanzialmente si è reso conto, anche su spinte esterne, che era il momento ormai di trovare il modo di dare all'utente del territorio, quindi a chi fruisce di questo territorio, uno strumento innovativo per poter navigare. Ma l'app non è tanto e solo uno strumento di navigazione, vuole essere ed è stata concepita per essere uno strumento di navigazione informata all'interno del territorio. Chi si sposta nel territorio può ricevere sia le informazioni delle aziende, quindi conoscere le aziende, ma può in qualsiasi punto si trovi del territorio sapere esattamente di chi è quel vigneto, a chi appartiene, risalire all'azienda, poter prenotare visite, e quindi dà un sistema informativo nuovo perché mette insieme due strumenti, il classico strumento di navigazione che tutti conoscono e che hanno nel loro cellulare, e uno strumento tecnico fortemente innovativo che è il GIS, però che è un prodotto di nicchia tecnico e che invece, abbinato al navigatore, dà una funzionalità, una potenzialità di sviluppo enorme. C'è un altro fatto. La potenzialità è quella di poter far sì che il consorzio in questo momento possa gestire questo strumento e questa app come un elemento dove possono essere inseriti ulteriori strati informativi, sentieristica, i circuiti enogastronomici, la parte anche di accoglienza, la parte culturale, cioè tutti questi strati informativi possono essere digitalizzati. È possibile, ed è allo studio, la possibilità di entrare a Montalcino, fotografare un monumento, sapere tutto di quel monumento e poterlo collocare all'interno dell'app, e così per la sentieristica e così per altre tante informazioni che il nostro territorio può dare al turista e che il turista può ricevere. La vera rivoluzione non è tanto lo strumento come applicazione del dato, quanto la digitalizzazione del territorio. Cioè il territorio in questo momento diventa digitale e può essere fruibile da tutti, sostanzialmente. Quindi uno strumento che farà comodo e sarà utilissimo per chi il territorio anche già lo conosce, ma che vuole andare a fondo su tutto quello che il territorio ha da offrire. Sì, sicuramente questo, perché permette di conoscere il territorio per le persone che navigano all'interno del territorio, ma permette anche a quanti sono all'esterno. Il primo che ha scaricato lo strumento ieri sera è stato un giapponese in Giappone, e quindi permette a chi è fuori dal nostro territorio di conoscerlo il territorio, ma c'è la possibilità, ripeto, ed è questa la grande potenzialità, perché quella che abbiamo presentato oggi è la versione base. Il consorzio sta già pensando ed è già allo studio una serie di innovazioni e di nuovi sviluppi dell'app, chiamiamola questa un po' la versione 0, la 2.1 verrà fra un po', però c'è la possibilità di far conoscere tutto gli aspetti più intimi del territorio con le nuove tecnologie, e questa è un'innovazione che mi risulta soltanto il consorzio di Montalcino, il territorio di Montalcino, ha messo in atto a oggi.